2 minuti, un libro. Bentrovati, eccoci con i libri in mano. Vi segnaliamo Stoner di John Edward Williams, il ritratto magistrale di un uomo autenticamente virtuoso. Le Figaro ha detto: questa è grande arte. Tom Hanks ha detto: questo è semplicemente un romanzo che parla di un ragazzo che va all'università e diventa un professore. Eppure è una delle cose più affascinanti che potrete leggere. Il New York Times ha scritto: Stoner è qualcosa di più raro di un grande romanzo. Questo è un romanzo perfetto, così ben narrato, con una lingua superba e così profondamente toccante da allevare il fiato. Peter Cameron nella postfazione dice: William Stoner ha una vita che sembra essere assai piatta e desolata. Non si allontana mai per più di 150 km da Boonville, il piccolo paese rurale in cui è nato. Mantiene lo stesso lavoro per tutta la vita. Per quasi 40 anni è infelicemente sposato alla stessa donna. Ha sporadici contatti con l'amata figlia e per i suoi genitori è un estraneo. Per sua ammissione ha soltanto 2 amici, uno dei quali morto in gioventù. Non sembra materia troppo promettente per un romanzo e tuttavia, in qualche modo, quasi miracoloso, l'autore fa della vita di William Stoner una storia appassionante, profonda e straziante. Come riesce l'autore in questo miracolo letterario? A oggi, continua Peter Cameron, ho letto Stoner 3 volte e non sono del tutto certo di averne colto il segreto, ma alcuni aspetti del libro mi sono apparsi chiari. E la verità è che si possono scrivere dei pessimi romanzi su delle vite emozionanti e che la vita più silenziosa, se esaminata con affetto, compassione e grande cura, può fruttare una straordinaria messe letteraria. È il caso che abbiamo davanti. Stoner di John Edward Williams, Fazzi Editore.